Buongiorno cari telespettatori e benvenuti, un buon caffè, una buona giornata, un buon stare con noi. Iniziamo insieme la mattinata buttandoci nei libri. In questo caso lo facciamo doppiamente perché ci buttiamo tra le pagine di un libro che ha un'ampia ambientazione dove? Dentro una libreria. E lo facciamo con l'autore di questo romanzo, di questo giallo, Pier Giorgio Puglisi. Pier Giorgio, buona giornata e benvenuto. Grazie di cuore, buona giornata a voi. Allora, a breve andiamo a parlare del tuo ultimo libro, del tuo ultimo romanzo giallo, La libreria dei gatti neri, edito da Marsilio per la collana Lucciole, che però fortunatamente non è il tuo ultimo libro, ma ce ne sono tanti dietro. Allora ti chiediamo come ti sei appassionato della scrittura e com'è che finisce all'interno di quel grande genere che è il genere dei romanzi gialli. Ma guarda Moreno, un po' dalla mia passione come lettore di questo genere. Dietro ogni grande scrittore c'è sempre un grande lettore in primis. Quindi io sono sempre stato un grande appassionato delle storie, dei libri di narrativa. Mio nonno era bibliofilo. Quindi diciamo che i libri sono sempre stati la scenografia della mia vita. Ho fatto anche dei mestieri che in qualche modo mi hanno avvicinato a questa professione, perché io prima facevo libraio, ho fatto il bibliotecario per un anno, ho lavorato all'interno di una casa editrice, ho lavorato come editor, e poi pian piano sono arrivato a scrivere. Tutto è cambiato quando sono entrato molto giovane, devo dire, nella scuola del mio maestro, che è Massimo Carlotto, un autore di noir famoso a livello europeo, e lì ho capito davvero che cos'è la professionalità applicata alla passione e quanto artigianato c'è in questo bellissimo e bizzarro mestiere. Quindi grazie a Carlotto sicuramente ho appreso un mestiere, ho imparato a utilizzare i ferri del mestiere e da lì è iniziato il mio percorso anche personale e autoriale. Pier Giorgio, su questo secondo me ci torniamo, perché una parte che confesso mi incuriosisce molto. Poi dai tuoi elementi biografici, hai lavorato in una libreria, hai lavorato in una biblioteca e questa libreria dei gatti neri, insomma, è un giallo che si sviluppa proprio all'interno di una libreria, con un proprietario della libreria almeno originale, possiamo definirlo così, senza svelare troppo, perché già dei romanzi è difficile, poi dopo se uno affronta il tema di un giallo diventa doppiamente complicato. Aiutaci a tratteggiare la trama, che è molto 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 avvincente. Allora, come hai detto, la mia idea era quella di rendere protagonisti in questa storia i lettori di gialli. Perché ti dico questo? Perché sì, tutto è ambientato in una libreria che si chiama Le Chat Noir, che si trova a Cagliari. È una piccola libreria indipendente specializzata in gialli, polizieschi, thriller e noir. Quindi vende soltanto questo genere di romanzi. Il suo proprietario si chiama Marzio Montecristo. Non è uno di quei librai super simpatici, super accoglienti, anzi è molto burbero, è un po' cinico, non ha pazienza, è molto intollerante nei confronti dei clienti, soprattutto nei confronti delle loro richieste che spesso sono strampalate. Lui ha un passato da insegnante elementare di matematica, questo era il suo background, poi per tutta una serie di motivi non ha più potuto insegnare, e quindi a nemmeno 40 anni ha deciso di ricominciare una nuova vita aprendosi questa libreria. La cosa più importante, il cuore pulsante di questa libreria in realtà è il gruppo di lettura, ovvero un piccolo gruppetto di super appassionati di gialli che si riuniscono ogni martedì e parlano di un romanzo giallo, a volte un romanzo di Simenon, a volte un romanzo di Agatha Christie, di Michael Connelly. E ogni martedì loro smontano e rimontano la trama cercando di analizzare il movente della storia dell'assassino, il modus operandi dell'assassino, le tecniche investigative e così via. Quindi sai, a lungo andare, martedì dopo martedì, diventano super esperti di gialli e di crimini, di delitti. Ed è capitato in passato che una volta, quasi per scherzo, la polizia li avesse coinvolti nel cercare di risolvere un vecchio caso irrisolto, un cold case, un caso freddo, e inaspettatamente questo gruppetto, dopo pochi incontri, c'era riuscito.
C'è riuscito. Grazie al fatto che sai, Moreno, è come se avessero un database che è formato da tutti i libri gialli che hanno letto, no? Quindi è come se avessero tanta esperienza nella risoluzione dei crimini. E anche in questo caso, nella storia di questo romanzo, la polizia andrà a chiedere loro aiuto relativamente a un caso estremamente complesso, un assassino che viene soprannominato l'assassino delle clessidre, perché lascia sempre una clessidra sulla scena del crimine, e quindi questo gruppetto di lettori si metterà in moto insieme al libraio per cercare di risolvere il caso. Io adesso non amo troppo le classificazioni, però è un giallo con venatura thriller, perché comunque questo assassino è ancora in libertà e intenzionato a svolgere la sua, chiamiamola, professione. Sì, hai detto bene. Sì, ci sono, diciamo che l'impostazione base è un giallo classico, quindi un giallo alla Agatha Christie, alla Conan Doyle per intenderci. Però all'interno ci sono tante sfumature. C'è sicuramente una sfumatura di thriller, perché come giustamente hai evidenziato tu, l'assassino continua a colpire e il lettore entra anche nei suoi pensieri e lo vede all'opera. Poi ci sono anche altre sfumature, per esempio c'è tanta ironia, perché questo personaggio del libraio è molto simpatico, molto spesso le gag che avvengono in libreria fanno davvero sorridere. E poi c'è anche tanta in realtà dolcezza, perché si parla molto spesso di due categorie che soprattutto in epoca pandemica tutti hanno dato per scontato, tutti hanno un po' dimenticato, gli anziani e i bambini. E poi c'è sicuramente una riflessione sul mondo della scuola, e sul mondo anche della malattia mentale, della demenza senile, che spesso, ahimè, accompagna gli anziani nel loro ultimo percorso vitale, no? E quindi ci sono delle riflessioni anche abbastanza serie, dei drammi sociali importanti. Quindi ho cercato di, sai, toccare un po' con la suspense, un po' con l'ironia, un po' con la dolcezza, temi che comunque ci stanno molto intorno. E qua nasce una curiosità, sicuramente legata al libro, che però tu puoi leggere in maniera anche più trasversale rispetto al tuo percorso artistico, no? Cioè, rispetto a questi tre grandi poli, cioè un giallo vive su un meccanismo d'orologeria fatto di suspense, un plot, una trama, un'anticipazione, un colpo di scena, cioè tutto quello che il buon prop già ci aveva raccontato sulla fiaba viene portato all'ennesima potenza, no? Dentro il giallo. E vi è poi un altro aspetto dei caratteri, dei personaggi. Che siano tridimensionali, sfumati, e un altro aspetto ancora, le tematiche sociali, valoriali, umane che il romanzo di per sé non può non portare, no? Allora, come si miscela dentro questo romanzo, o più in generale, anche come misceli tu questi tre aspetti perché uno non mangi l'altro? Ma guarda, sai, è un genere che in realtà si presta molto, oltre a intrattenere il lettore, come giustamente spiegavi tu, anche nel tratteggiare e nel analizzare in qualche modo la nostra società. Perché devi pensarla un po' in questo modo. Diciamo che il delitto è come se fosse un sassolino che tu lanci sulla superficie placida di un lago, no? Di uno specchio d'acqua. Quindi il primo impatto, la prima increspatura che fa il sassolino è l'omicidio, no? Generalmente, o il crimine. Poi si formano tutta una serie di cerchi concentrici, scusami, via via più stretti e poi pian piano si allargano. Ecco, il primo cerchio che si forma è l'impatto che ha il crimine, il delitto, nelle persone più vicine alla vittima, quindi generalmente la sua famiglia. E poi pian piano i cerchi si estendono fino a toccare tutta la società. L'investigatore ha il compito di seguire questi cerchi concentrici e quindi la sua indagine in qualche modo va a toccare tutte le frange della nostra società, tutte le fasce in qualche modo. Molto spesso poi si dice che il giallo è anche un racconto di una città, no? Perché a furia di fare domande in giro, un investigatore ovviamente gira attorno a una città e quindi la può raccontare, la può analizzare, ne può mostrare i lati più luminosi e quelli un po' più oscuri. Quindi
Tutto ciò si lega inevitabilmente alla trama gialla, che ti permette però di raccontare anche tanto altro, quindi affrontare nodi tematici o emozionali particolari, in questo caso per esempio la malattia, oppure ti può addirittura far incontrare dei personaggi molto particolari, perché effettivamente i delitti, i crimini, un po' come i libri, ti permettono di incontrare persone che magari nella vita normale non avresti mai incrociato, no? Perché per via di mille motivi, professioni diverse, età diverse, provenienze geografiche diverse. Però quando si muove il delitto, in qualche modo, quando si forma quella prima increspatura, poi è tutto un gioco di tessere di domino che iniziano a cadere a ripetizione e non hai idea di dove ti può portare poi quell'effetto domino. Quindi un po' è un genere che secondo me si presta molto al racconto, all'analisi sociale moderna. Hai citato la città, e allora una domanda veloce: quanto è protagonista Cagliari dentro il tuo romanzo, che è anche la tua città natale? Beh, è una delle protagoniste assolute della storia. È una città molto mediterranea, molto luminosa. Viene soprannominata Cagliari la città della luce, la città del sole. Ed è un'ambientazione a tratti pacifica, no? A tratti molto calma, molto lieve, un'atmosfera quasi turistica, se vogliamo. E questa sua apparente tranquillità, sonnolenza, ovviamente va a cozzare poi col dinamismo e con l'oscurità del delitto. Quindi cercavo un'ambientazione che facesse un po' da contrasto con l'oscurità del Luci ombre. luce e ombra, esatto, perché il giallo è sempre un genere dicotomico, bene contro male, luce contro ombra. Quindi, sai, avere anche questo contrasto in seno all'ambientazione mi permetteva di giocare ancora di più su questa dualità. E per chi non fosse mai stato a Cagliari, sicuramente il libro è anche un buon passepartout per questa città. Ci si può trovare quasi ad avere degli itinerari, no? In questa bellissima città. E spero, insomma, che chi leggesse il romanzo si possa innamorare di questa città e magari venire davvero anche a trovarla di persona. Una domanda che facciamo spesso agli autori: la pagina più difficile da scrivere di questa libreria dei gatti neri? Ma guarda, sai che io ti direi la pagina più difficile è sempre l'ultima, perché non sai mai se quella storia finisce in quel romanzo o se vuoi proiettare il lettore verso un'altra avventura. Quindi è sempre una decisione da prendere molto, molto complessa, perché ci sono delle storie che sicuramente tu già dall'inizio sai che avranno un seguito, che potrebbero lanciare una serie letteraria. Altre invece non lo sai fino alla fine. E in questo caso questo romanzo, credimi, non lo sapevo fino alla fine. Probabilmente E non lo allora saremo mai. si può svelare se Marzio Montecristo avrà al di fuori della libreria dei Gatti Neri ancora un futuro in libreria? Guarda, io penso proprio di sì, in un modo o nell'altro tornerà, non so esattamente come e quando, però sento già che sbraita il personaggio per tornare. Al di là di Marzio, che lo sappiamo, poi ce l'hai anche raccontato da alcuni elementi biografici, no? Comunque è legato a un mondo importante della tua crescita, c'è un cameo, un personaggio a cui ti sei particolarmente affezionato, anche tra quelli minori, ce lo puoi svelare, così non sveliamo troppo della trama. Certo, sicuramente c'è un personaggio che torna da un mio romanzo precedente. Il romanzo in questione si chiamava Per mia colpa, ed è il personaggio di Flavio Caruso, l'ispettore Flavio Caruso, un personaggio estremamente divertente, solare, che porta una ventata di leggerezza, di ironia nella storia. È un ispettore romano, parla spessissimo in romanesco, è molto ironico, ricorda un po' forse Schiavone di Manzini, e ovviamente fa molta comunella con questo libraio, quindi le loro gag sono molto molto divertenti. E lui è sicuramente un personaggio che ho amato, che mi è piaciuto recuperare da un romanzo precedente, dove se l'era vista brutta a livello personale, però è riuscito a uscire da quel tunnel in cui si era ficcato e adesso sta molto meglio ed è molto più in forma. Quindi è stato bello ritrovarlo e ritrovarlo così in forma smagliante. Per Giorgio Pulici, la libreria dei Gatti Neri, per Marsiglio.
la collana Lucciole. Siamo in conclusione, un'ultima domanda, questa non te la leva nessuno, un consiglio per giovani, per ragazzi che sono appassionati di lettura e che magari provano a cimentarsi con la scrittura, da uno insomma che ce l'ha fatta, cosa gli consiglieresti? Guarda, il consiglio può apparire banale, però è quello che in realtà è quello più vero, è l'unico modo per andare avanti in questo mestiere, ovvero leggere, leggere, leggere. Più si legge, più si impara quasi per osmosi questa professione. Leggere significa anche irrobustire il muscolo della creatività, irrobustire la muscolatura della sensibilità, dell'empatia, che sono armi basilari per uno scrittore, per una scrittrice. Quindi il mio consiglio è proprio questo: leggere tantissimo, anche al di fuori della propria zona di comfort, della zona delle proprie passioni, no? Per imparare dagli altri. Viviamo tutti all'ombra di chi ci ha preceduto, e per imparare questo mestiere bisogna leggere. Per Giorgio, noi ti ringraziamo e lo facciamo anche come, prendiamo nostre le tue parole come augurio di buona giornata, che sia una giornata in cui possiamo irrobustire il muscolo della nostra creatività e della nostra sensibilità. Un bel augurio dopo questo caffè, grazie di cuore per Giorgio, un abbraccio a te e una buona giornata a tutti voi cari telespettatori. Buona giornata.